Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. È stata condizionata dal tempo piovoso su Roma e si è svolta nell'aula Paolo VI anziché in piazza San Pietro la cerimonia in cui il cardinale Ferdinando Verges Alzaga e suor Raffaella Petrini, rispettivamente presidente e segretario generale del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, hanno inaugurato il presepe e acceso l'illuminazione dell'albero di Natale allestiti al centro dell'ovale bernignano. Erano presenti le delegazioni ufficiali dei luoghi di origine del presepe e dell'albero, provenienti rispettivamente da Sutrio in Friuli Venezia Giulia e da Rosello in Abruzzo. Delegazioni che sono state ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni. Il presepe e l'albero in piazza San Pietro rimarranno esposti fino alla festa del battesimo del Signore l'8 gennaio 2023. Scolpito a mano da 11 artisti del legno, disposto su una superficie di 116 metri quadri, il presepe di Sutrio è composto da 18 statue a grandezza naturale. La cupola del presepe è sovrastata dall'angelo, tocca un'altezza di 7 metri. Nessun albero è stato abbattuto per le statue nel legno di cedro e per la struttura realizzata con 24 metri cubi di legno di larice. La culla del bambino, interamente prodotta con materiale di recupero, è stata scolpita dalla radice di un albero sradicato durante la tempesta Vaia del 2018. Una bellissima giornata nella quale l'Abruzzo dona l'albero di Natale di Rosello al Pontefice, una giornata di riflessione per dare inizio alle festività, all'insegna del dono, della partecipazione, della condivisione. Lo ha detto l'assessore al bilancio della Regione Abruzzo, il senatore Guido Liris, a margine della tradizionale inaugurazione del presepe dell'albero natalizio donato dall'Abruzzo, che si è tenuta appunto ieri a Roma. Le decorazioni che addobbano l'abete dell'età di 62 anni e dell'altezza di 26 metri proveniente da Rosello, il borgo in provincia di Chieti, sono realizzate dagli alunni di alcune scuole abruzzesi, dai nonni della casa di riposo di Sant'Antonio di Borrello e dagli ospiti della struttura psichiatrica riabilitativa Quadrifoglio, la stessa che utilizzerà in seguito il legno dell'abete per scopi di beneficenza. Sarà l'inizio di un percorso che arriverà fino all'8 gennaio ad essere meta di visita, di attenzione da parte di tutti coloro che amano il Natale, ha spiegato l'assessore Liris. Nonostante la difficoltà di un momento storico difficile che stiamo vivendo, in primis quello della guerra, c'è tanta voglia di pace e di fratellanza, di vivere insieme i valori della natività, della cristianità. Ed è questo il messaggio più bello che arriva oggi da Piazza San Pietro. Nel corso della mattinata l'assessore ha anche accompagnato in udienza da Papa Francesco la delegazione del comune di Rosello per la presentazione ufficiale dei doni. L'albero, illuminato nel pomeriggio, proviene da attività di coltivazione, non da zone naturali. Per il taglio, avvenuto anche sotto la supervisione dei carabinieri forestali nel nucleo biodiversità di Castel di Sangro, è stato scelto un abete che rappresentava un pericolo a causa della vicinanza ad alcuni fabbricati. Un disegno di legge per confermare in modo strutturale e permanente i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto l'ha depositato il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese. Fina sottolinea che la proposta punta a dare definitiva soluzione alla battaglia portata avanti da amministratori, operatori della giustizia e cittadini che hanno già portato all'importante risultato di una proroga della scadenza al 31 dicembre 2023 dell'operatività dei 4 presidi di giustizia. Auspico che sul DDL tutte le forze politiche possano trovare la necessaria convergenza, ha detto Fina. La conferma permanente dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto viene perseguita nel DDL alla luce dell'efficienza e della funzionalità che gli stessi tribunali assicurano e della necessità di scongiurare qualsiasi forma di rallentamento dei tempi della giustizia. I fondi necessari, dovuti alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, nonché alle spese per la redistribuzione del personale di custodia e vigilanza, sono a valere sulle risorse poste a carico del bilancio dello Stato.
La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla morte del sindaco di Bugnara in provincia dell'Aquila, Giuseppe Lo Stracco, in cui viene ipotizzato il reato di omicidio colposo. Per far piena luce sulle cause che hanno portato al decesso dell'uomo, il magistrato milanese che si sta occupando del caso ha ordinato l'acquisizione delle cartelle cliniche disponendo l'autopsia che si terrà oggi. Lo Stracco era stato ricoverato a settembre nell'ospedale San Raffaele di Milano per eliminare un problema congenito all'aorta. Una settimana, massimo 10 giorni, e sono di nuovo a casa, aveva detto in comune prima di partire per Milano. A detta dei medici che lo hanno operato, l'intervento è riuscito, ma qualche giorno dopo l'operazione il quadro clinico si è improvvisamente complicato, tant'è che le sue condizioni sono via via peggiorate fino al decesso avvenuto in questi giorni. Aveva fortemente insistito per farsi operare dall'equipe del professor Alberto Zangrillo, primario dell'unità operativa di anestesia e rianimazione generale cardiotoraco-vascolare dell'area unica di terapia intensiva cardiologica e cardiochirurgica, referente della direzionale aree cliniche dell'IRCCS ospedale San Raffaele di Milano. Due sarebbero le ipotesi che avrebbero provocato una serie di gravissime patologie: un'infezione derivante da un batterio che si sarebbe scatenata durante l'intervento o una cattiva pratica sanitaria. A Vasto è andata a fuoco l'auto del sindaco Francesco Menna. L'incendio, secondo quanto si è appreso, è avvenuto intorno alle 23 di ieri in via Leopardi, nel centro della città. A dare l'allarme a alcuni clienti dei locali del centro storico. Sul posto subito i vigili del fuoco, ma anche gli agenti del commissariato della polizia di Vasto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, mentre la polizia ha avviato le indagini per capire se si sia trattato di un atto doloso o di un guasto dell'automobile. Partono i microinserimenti all'Istituto Professionale di Stato di Marzio Michetti di Via Rapietra a Pescara. Tutti i ragazzi di terza media interessati agli indirizzi di studio della scuola potranno prenotare la propria settimana di sperimentazione nell'istituto, 7 giorni per verificare le attività svolte in ciascun laboratorio, dalla moda alla meccanica, all'elettronica, sino agli indirizzi di ottica, odontotecnica o socio-assistenziale. Da oggi a mercoledì sarà completamente interdetto a Pescara alla sosta il parcheggio in via Bologna. L'impresa che sta effettuando i lavori in netto anticipo sui tempi previsti darà il via al rifacimento totale del manto d'asfalto. Nei giorni scorsi realizzato il nuovo accesso da via Paolucci con gli elementi di arredo urbano che renderanno l'area più funzionale ed esteticamente più bella. E l'appuntamento con il meteo è fissato tra poco, mentre alle 9.04 avremo Speranza Sport con il collega Antonio De Leonardis e alle 9.25 la nostra consueta rassegna stampa. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.